Inizia oggi la prima settimana della nuova stagione, un autunno che si preannuncia difficile per svariate ragioni. Nelle prossime ore conosceremo l'esito del voto referendario e regionale ed è facile prevedere che a partire da domani nulla sarà più come prima. Nell'immediato vedremo cosa accadrà al Senato, dove nella Commissione bilancio si sta discutendo la conversione in legge del cosiddetto decreto agosto, che contiene anche misure importanti che riguardano la scuola. La Lega, in caso di un buon risultato elettorale, potrebbe alzare il prezzo e rivendicare l'adozione di misure per il blocco delle procedure concorsuali e l'assunzione dei precari attraverso le graduatorie di seconda e terza fascia. Intanto, e in questo caso l'esito del voto non c'entra nulla, i sindacati di base si stanno preparando ad 2 giorni di sciopero e proteste. Il 24 e il 25 settembre Unicobas, Cobas Scuola Sardegna, USB e CUB scenderanno in sciopero con una piattaforma molto impegnativa. Si va dalla richiesta di classi con 15 alunni fino all'impiego di una quota significativa dei 209 miliardi del Recovery Fund per realizzare un vero e proprio piano Marshall per il sistema scolastico nazionale. Sabato 26 il Comitato Nazionale Priorità alla Scuola scenderà in piazza a Roma per protestare contro le carenze già emerse in questi primi giorni di scuola, dalla mancanza di docenti agli spazi insufficienti. Il Comitato aveva organizzato le prime manifestazioni in primavera, quando ancora le scuole erano chiuse. Poi a giugno aveva promosso con successo altre iniziative in diverse città italiane. Ma la manifestazione nazionale di sabato avrà tutt'altro valore, perché in questa circostanza aderiscono alla protesta anche le organizzazioni sindacali della scuola. Uno dei temi centrali sarà certamente quello della mancanza di insegnanti e di quelli di sostegno in modo particolare. D'altronde il tema del sostegno sta diventando sempre più difficile da affrontare e da risolvere. Basti considerare che ormai un insegnante su 5 è nominato proprio su cattedra di sostegno, senza avere titolo di specializzazione e con scarse o nulle possibilità di garantire la continuità didattica. Ma è ormai evidente che tutto questo ha a che fare con il più vasto e complesso problema della formazione e del reclutamento dei docenti. Problema sul quale, diciamo la verità, nessun governo è riuscito negli ultimi 20 anni a realizzare un piano serio, credibile e soprattutto realizzabile. Vedremo se la rotta verrà invertita con l'approvazione della prossima legge di bilancio. Non dimentichiamo che proprio nei prossimi giorni prenderà avvio la cosiddetta sessione di bilancio, quindi il tema è molto caldo e molto imminente. Noi continueremo ad occuparcene, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma continueremo a seguire il tema anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Voi seguiteci, scriveteci, mandateci i vostri messaggi, i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni. Noi ne daremo conto come al solito.